Bentornati sul mio canale anche oggi, buon inizio di settimana a tutti, benvenuti. Oggi un vlog che voglio dedicare a un grande chitarrista della musica internazionale e sto parlando di Jack Sonny, il chitarrista dei Dire Straits. Non era l'unico chitarrista dei Dire Straits, però è stato un chitarrista molto importante perché nell'album più importante della carriera di questo gruppo britannico, Jack Sonny ha fatto la sua grandissima parte ed ha fatto, quindi praticamente ha suonato questo magnifico disco del 1985, che è stato praticamente il successo più alto di questa band, The Dire Straits. È scomparso e oggi ve lo voglio ricordare, chiaramente, per omaggiare questo grandissimo musicista. Io vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Hey y'all, it's Jack. I just want to tell you how excited I am about and my experience there. Jack Sonny si è spento a 68 anni, chitarrista dei Dire Straits. A dare questo annuncio tramite social sono stati gli stessi membri della band, con la quale era tornato a suonare, fra l'altro, da qualche anno. Proprio alcuni giorni fa, per la precisione lunedì 28 agosto, il profilo ufficiale del celebre gruppo rock britannico aveva annunciato ai propri fan che Jack Sonny non sarebbe stato in grado di esibirsi per via di non ben precisati problemi di salute. E poi, purtroppo, la morte. Al momento restano ignote le cause del suo decesso. At some point in your life, if you are a blues and roll... Jack Sonny era nato in Indiana il 9 dicembre del 54. Intraprese i propri studi al conservatorio, poi si trasferì a New York verso la fine degli anni 70 e fondò una sua band. E lavorava in un negozio di musica dove incontrò proprio Mark e David Knopfler dei Dire Straits e con loro strinse una grandissima amicizia. Jack Sonny collaborò attivamente con i Dire Straits e ha dato il suo contributo in studio a un album molto importante, quello dell'85, Brothers in Arms, il lavoro di maggior successo di questa band britannica, che includeva grandi successi come Money for Nothing, come Walk on Life, un album che ancora oggi risulta tra gli album più venduti nella storia del rock. Sonny quindi prese parte anche al tour successivo e suonò con il gruppo al celebre Live Aid. Dopo questa esperienza poi ha collaborato con aziende produttrici di strumenti, accessori musicali e successivamente poi ha intrapreso anche la carriera di scrittore. Aveva ripreso a suonare con la sua amata band solo negli ultimi anni. Get some clippers from somewhere, man. Jack Sonny, veramente un maestro della chitarra, ci lascia tantissima bella musica, chiaramente, ma più che altro ci lascia, insieme ai Dire Straits, l'album più bello di questo gruppo assoluto, quello dell'85, che io vi inviterei anche a riascoltare. E qui lui ha suonato praticamente tutto il disco e sarà bellissimo riascoltarlo assolutamente. E con questo vlog vogliamo omaggiarlo e ringraziarlo. Grazie, Jack Sonny. With the roll.